Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina, martedì 7 giugno. Torna la mobilitazione del comparto pesca, ieri appuntamento di concentramento a Sciacca per organizzare lo sciopero regionale. I pescatori attendono ancora che si sblocchino gli aiuti già approvati dalla regione, ma non ancora erogati. Intanto da oggi le marinerie siciliane di Porticello, Portopalo di Capopassero, Siracusa, Marzamemi, Scoglitti, l'intera provincia di Messina, Cefalù, Sciacca, Licata, Trapani sono tutte ferme per il caro gasolio. I pescatori siciliani hanno deciso di aderire così ad una protesta che in altre regioni come Puglia e Campania va avanti da giorni. Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un avviso di allerta per pericolo incendi per la giornata di oggi. Il rischio incendi per forti ondate di calore è scattato alla mezzanotte di oggi, martedì 7 giugno, ed è valido per le successive 24 ore. Si tratta di un livello di preallerta con pericolosità media per quanto riguarda la provincia di Agrigento. Con un intervento tempestivo, i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca hanno recuperato ieri pomeriggio una persona di circa 65 anni caduta nella scarpata delle Terme dopo la colonna votiva in direzione via Figuli. L'uomo era cosciente ma non poteva muoversi. Un'ambulanza del 118 lo ha portato in ospedale. È stato individuato ad una distanza di circa 25 metri dalla ringhiera di via Agatocle. Si sconoscono le cause della caduta, probabilmente riconducibile ad un malessere durante il suo percorso di discesa verso la costa. C'è stata un'altra vittima da Covid a Sciacca, sale a 49 il numero di persone decedute dall'inizio della pandemia. L'ultimo report diffuso dall'ASP di Agrigento, riguardante il periodo compreso tra l'1 e il 5 giugno, riferisce l'accertamento di 710 nuovi casi di positività, 729 guarigioni e 8 nuovi ricoveri. Attualmente in provincia si sono 2.183 contagiati, di cui 17 in ospedale, 3 in terapia intensiva. Dopo oltre 10 mesi dall'avviso pubblico è stata avviata la consulta delle associazioni nell'azienda idrica Comuni Agrigentini, è un organo previsto dallo statuto che ha lo scopo di stimolare e controllare l'attività svolta dall'assemblea dell'azienda consortile. Sono stati eletti gli organi, la consulta sarà breve e pienamente operativa. Presidente è stato eletto Giuseppe Miceli dell'Associazione di Consumatori Consumer. Alcune associazioni sono critiche rispetto alla scelta di fare partecipare alla consulta un gran numero di sodalizi. Sarà inaugurata mercoledì 8 giugno presso il Museo di Palazzo Pannitteri la mostra archeologica Doni oltre la morte, corredi funerari da Monte Adranone, curata dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento insieme al Comune di Sambuca. Si tratta di alcuni degli oggetti ritrovati durante le prime ricerche archeologiche a Monte Adranone. Ancora una mostra che aprirà i battenti domani, mercoledì 8 giugno alle 18:30, ed è quella che si svolge al Museo di Arte Contemporanea Ludovico Corrao di Gibellina, la mostra dedicata a 150 fotografie originali che raccontano la vita, l'arte, le amicizie, gli amori, le vicende storiche di Frida Kahlo, una delle più importanti artiste del Novecento. Gli scatti esposti sono stati realizzati da alcuni dei più grandi fotografi del suo tempo, molti dei quali sono poi diventati dei miti della fotografia. È tutto per questa edizione, grazie, a più tardi, buona giornata, restate con noi per le altre notizie.